Salve a tutti reclute, qui che vi parla è sempre Rocket e quest'oggi finalmente siamo tornati qui, ovviamente, su Pokémon Fusion Generation ragazzi, per la parte numero 20. Allora ragazzi, dopo la Soul Link che è finita, mi raccomando, quest'oggi alle 14, quindi andate a vedervi l'episodio sul canale di Creepy in cui affronteremo la Lega Pokémon, ci ritroviamo qui a Borgofolia Nuova dopo che nella scorsa parte avevamo affrontato Rosso e catturato Mewtwo nella Grotta Celeste. Io mi sono allenato in quella grotta nel frattempo, in queste settimane. E adesso ho portato i Pokémon tutti quasi al 60, a parte Pikachu, ragazzi, che mi ero stufato, non ce la facevo più, volevo buttarmi dal balcone perché veramente è una cosa assurda da allenare. E quindi l'ho portato fino al 51 e adesso vedrò poi se tenerlo per le ultime parti, perché mancano più o meno tre parti prima della fine, questa e altre due. Ok ragazzi, adesso io sono a Borgofolia Nuova perché dobbiamo fare una cosa extra, insomma. Vi ricordate che il treno era... Ecco, appunto, subito un selvatico, Totodile Nerbalt, non me ne ero mai accorto che si trovasse. Allora, vi ricordate che il treno era, insomma, deragliato proprio qui a Borgo Foglianova? Bene, andiamo qui nei sotterranei, qua c'era una guardia che ci bloccava il passaggio. Allora, mettiamo subitissimo, subitissimo il super repellente, visto che ne ho comprati tantissimi con i miei big money, infatti adesso non ho più soldi per le pozioni. Ok, la Dread Plate, che non so, non mi ricordo cosa sia. Allora, vedete, il treno è deragliato. E ci sono un sacco di strumenti per terra. Allora, se vi faccio vedere che possiamo anche entrare nel treno, addirittura, e esplorarlo. Guarda, i vetri rotti, cioè, è spettacolare, ragazzi. L'hanno reso benissimo il tutto. Qua è tutto rotto, penso che il pavimento sia crollato. Perché qua c'era tu era tutto aggiustato. Ok. Allora, penso che si possa... tutti i libri fuori dalle biblioteche. Mamma mia, i buchi. Sembra tipo la nave che c'è in Pokémon Smeraldo, quella abbandonata. E qua ragazzi abbiamo anche questo bellissimo, questa bellissima anzi fusione che si chiama mi pare Megadoom. Ok, proviamo un po' a vedere se è Megadoom. Ok, Megadoom al 50, penso sia di tipo fuoco erba. Bisogna vedere quante Pokéball ho però perché... Ok, ne ho tante Pokéball. Non so di che tipo sia, quindi proverei a fargli un Breeze Kick. Beh, ecco appunto, appunto, era meglio se non lo toccavo forse. Vabbè, non importa, non importa. Abbiamo sconfitto questa fusione che io volevo catturare, purtroppo non l'ho catturata. Mi dicono che l'anno 2016 comincia proprio bene. Ok, ho subito sprecato una cattura, ma dettagli. Allora, un Earthplate, mamma mia, quanti strumenti si trovano su questo treno deragliato? Oh mio Dio, è stupendo. Adesso mi ricordo come tornare indietro, si entrava da qui, vero? No, dove si entrava? Da... Oh mio Dio, ah, da qui, ok. Mi è preso un colpo per un secondo, ragazzi. Allora... qui, già qua c'è il buco nel pavimento, quello enorme. Allora, adesso, visto che io ho già insegnato a Pikalio, Spaccaroccia, che ci permetterà di andare da questa parte. Ok, qua in pratica tagliamo sotto tutta la regione di Johto. C'era il percorso, in pratica la strada era da Fiordoropoli a Zafferanopoli, e qua in pratica tagliamo sotto tutta la regione di Johto. Ok, eccoci qua ragazzi, sbuchiamo nella Route 32, che io non mi ricordo in che punto era della regione nei giochi originali questo, veramente non me lo ricordo. Ok, qua c'è un altro percorso sotterraneo, corriamo perché tanto non c'è niente, e sbuchiamo a Fiordoropoli. Mamma mia. Ok, sbuchiamo qui a Fiordoropoli dove c'è, qua una volta c'era la stazione, Bill ci guarda e scappa via. Ok, ragazzi, cosa molto molto, cioè secondo me è molto fantasioso che hanno fatto... Hanno fatto le tombe dei caduti dell'incidente del treno. Questa qua, ragazzi, secondo me è un tocco di genio. I miei cari sono... Cioè, i miei cari Pokémon sono morti in questo cimitero. Ok, io penso che questo sia il cimitero dei caduti dell'incidente del treno. Cioè, è una genialata, ragazzi. Questo qua ci dirà che la stazione è chiusa per l'incidente. Vabbè, lo sappiamo tutti. Allora, io ho visto che... Ho già capito cosa devo fare, cioè lo so già, ho già visto abbastanza cosa devo fare. Allora, deposito un attimo Pikalio, ragazzi, e andremo un attimo all'esplorazione di Johto, ma andremo con una persona in particolare e in un posto particolare. Quindi, allora, riprendiamo, tanto abbiamo Mewtwo che io non so se tenere, magari lo metterò in squadra nella prossima parte quando faremo una cosa speciale, cioè più o meno speciale, ma comunque faremo un'altra parte extra. Ok, la penultima vi ricordo. Ok, andiamo in questa casa qua. Bene. Bill che si tramuta in un Kabuto. Un bel riferimento all'anime di Pokémon dove mi pare che Bill nel faro era entrato in un costume di un Kabutops. Ok, vediamo un po'. Qua cosa ci dice Bill? Kabuto! Kabuto, Kabuto! Mamma mia, cioè molto, molto anti-sgamo mi dicono.
Kabuto, nessuno, non c'è nessuno in questo Kabuto. Ok, mi hai beccato. Scusa, Rocky, non è che non voglio, non è che non sono felice di vederti, ma capiscimi. Cioè, ho tentato di fare una macchina per separare le fusioni. Ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. Ah, la mia casa è tornata? Ah, grazie per avermelo detto. Ok, adesso dovremmo consegnare la lettera che c'era dato il professor Hawk. Non so se vi ricordate, ma Hawk ci aveva dato una lettera da consegnare a Bill. Ok, adesso posso fare la macchina per separare le fusioni. Ok, ma ho due biglietti per la SS Anna Ticket. Possiamo tornare a Vermilion City. Che ne dici? Ok, va bene. Bill si unisce. Ah, quindi andiamo insieme a Bill. Molto bene. Ok, dirigiamoci a Olivinopoli. Molto bene, ragazzi. Quindi la nostra destinazione è Olivinopoli. Qua c'è il casinò, che non è il casinò Rochet. Ok, sì, non voglio giocare. Sono solo entrato. Grazie. Non giocherò al casinò perché niente, non giocate l'azzardo, ragazzi. Ok, allora, no, devo mettere forse un repellente. Ok, Pokémon scarsi, quindi Raichu, Lucia Raichu, molto bene. Mi pare che l'avevamo già visto questo Pokémon. Ok, allora, super repellenti, visto che ne abbiamo tantissimi, li ho comprati dal deposito del Team Rocket. Allora, eccolo qua il taglio che dobbiamo fare qui. E qua ci deve essere Amarantopoli, se non sbaglio, subito a uno strumento. Giga impatto, MT68, grazie mille, Legione di Yoto. Ok, ah, qua in pratica c'era il Sudowoodo, mi pare. Ok, vabbè, il Sudowoodo che è sparito. Qua c'era Biolapoi, da questa parte non possiamo neanche andarci. Uno strumento, una Choice Band, oddio. Una Choice Band, Showdown, Pokémon Showdown Confirmed. Che bella la musica, non me la ricordavo così bella. Allora, andiamo nel PC di Bill, ovviamente, perché siamo vicino a lui, quindi usiamo il PC di Bill. Togliamo questo simpatico Pokémon, ragazzi. Adesso metto per un secondo. Volevo mettere per un secondo Mewtwo in squadra. Perché andremo in un posto particolare. Come vi ho detto, la MN Anna. Che per l'occasione verrà chiamata MN Fusion. Perché sarà piena di fusioni, immagino. Allora, la torre di latta mi pare è chiusa. E qui c'è la torre bruciata. Oh mio Dio, cosa ci sarà qui? Sì, non è sicuro questa torre, insomma. Allora, una Life Orb, mamma mia, cioè tutti gli strumenti più fighi li troviamo noi. Ok, Route 38, musica uguale, è la stessa, vorrei non incontrare nessun allenatore se possibile. Che belli i Miltank, che belli i Miltank. Intanto qua ragazzi, su questa fattoria c'era la leggenda di Luxor, si diceva che Luxor era caduto con un meteorite sulla fattoria dei Miltank. Non so se avete sentito, ma vabbè, Choice Specs, oh mio Dio ragazzi, siamo tutti spexati, siamo tutti... Avrò tutti la choice adesso, oddio. Cioè, posso veramente fare il culo a tutti adesso. Fatemi un po' vedere, fatemi un po' controllare. Allora, Choice Band. Allora, Choice Band aumenta l'attacco, ma possiamo colpire soltanto con una mossa. La Life Orb boosta la potenza delle mosse. E la Choice Specs aumenta l'attacco speciale, ma possiamo colpire soltanto con una mossa. Ok. Basi di Pokémon Showdown in pratica. Ok, Olivine City. La palestra è sparita, non si sa perché. L'abbiamo rapita noi del Team Rocket. L'abbiamo portata via col camioncino di Mew. Allora, questa qua cosa vuole? Ah, qua c'è il farm. Non è il nostro obiettivo il farm, ragazzi. Ok, avete i ticket? Certo che abbiamo i ticket, ce li ha Bill. Ok, ragazzi, eccoci qua della MN Fusion. Quindi io direi subito di cominciare a combattere un po'. Perché ragazzi, qui ci sono davvero un sacco di fusioni Pokémon, mamma mia. Eccole qua, Lifusaur e Blastoreon. Molto bene, allora io visto che sono potente, gli sparo un Blaze Kick e missiamo. Tipo al 100% di precisione e noi missiamo. E moriamo anche. Ok, va bene, meno male che ho ritirato Mewtwo, perché adesso ragazzi, per la prima volta proveremo questo Pokémon. Lo so, è un pochino un aborto questo Pokémon, ma dettagli. Allora, voglio andare con Fire Spin. Mi raccomando, buttiamolo giù, molto bene. Non lo buttiamo neanche giù, siamo a 70. Oh mio, ci stanno facendo il culo. Ok, Lifusaur se ne va, molto bene. Ok, Acid Armor, quindi si boosta la difesa. E noi andiamo con Dragon Rage. Ok, Dragon Rage che è Drago Furia, sicuramente. Mamma mia, Raikion è una potenza. Io spero veramente che Bill ci curi la squadra, insomma. Come tutti i compagni, attenzione. Ci parla di una password. Ci parla di una stanza con una password, ci hanno detto. Ok, dobbiamo investigare. Quale potrebbe essere la password? Allora, ragazzi, io vi dico che la password penso di saperla già, ma comunque non importa. Allora, non affronteremo tutte le cabine.
Cosa ci affrontano? No, i cuochi pensano a cucinare, pensano ad abbuffarsi per le feste natalizie, mi sembra giusto. Allora, proviamo ad andare un attimo dal capitano. Ok, capitano Rocket, non è il capitano Rocket, ma è il capitano della nave. Ok, cosa ci dice questo? Sì che sta male, niente, non ci dice nulla, nulla di che. Allora, questa qua, ragazzi, sarà la stanza speciale in cui dobbiamo mettere la password. Allora, la password, la mettiamo dopo, la mettiamo fra poco. Ok, non voglio mettere. Sbagliamo la password e la mettiamo dopo. Ok, facciamo un salto qua dentro, dove questi qua ci vogliono dire un segreto, visto? Un bulla e una pupa, una coppiata vincente, Vullaby e Clefentret, un nome impronunciabile, ma non importa. Allora, quindi Vullaby più Togepi e poi Cleffa più Sentret. Ok, questi qua sono Pokémon baby più o meno. Anzi, sono Pokémon baby, quindi li battiamo come niente. Ok, ragazzi, vi farò vedere qualche fusione, dato che questa nave è piena di fusioni. Non vi faccio vedere tutte le battaglie, ma Loli e Starpanni. Ok, bellissime, ragazzi, queste fusioni, veramente mi piacciono troppo. Ok, Thunderbolt di Raikkonen, che manda a capo questo Starpanni, Stalli più Lopanni. Molto bene. Ok, saliamo anche di livello. No, ha missato fuoco bomba, fai schifo. Ok, vabbè, però tanto ci penso il nostro compagno. Ragazzi, Bill è molto potente in questo gioco. Però no, con Bill vi dico soltanto questo, non è finita con Bill. Nell'ultima parte ci sarà qualcosa riguardante Bill. Ok, affrontiamo un po' di stanze. Faremo tipo un episodio sui 15 minuti. Medibat e Scareon. Medibat, ragazzi, mi piace un sacco. Mi piace un sacco questo Pokémon perché mi sembra è una specie di vampiro con Shadow Ball. È un vampiro di tipo volante veleno, è un misto di tutti i tipi. Allora, andiamo con Fire Blast, se ce la facciamo, ok. Medibat muore. Adesso tocca a te. No, niente, non ce la fa, non lo manda KO. Adesso, dai, perché non hai mandato KO? Noi ovviamente lo uccidiamo perché era debole, anche se era di tipo fuoco comunque era abbastanza debole. Ok, questi qua hanno padre e figlio, non me ne ero nemmeno accorto. Ok, qua tutte lotte in doppio con tante belle fusioni, ragazzi. Ci faremo tutte queste stanze e poi andiamo nella stanza segreta. Allora, oltraggio, no, 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 no. Ok, non facci male. Ok, dai, Flosi, ragazzi, bellissimo, lo confermo. Qui il Corita è abbastanza un aborto, ma dettagli. Allora, andiamo ovviamente con oltraggio e manderemo KO questo. No, non mandiamo KO, la resistenza. La resistenza, eppure soltanto non è manco evoluto al massimo, quindi non è proprio granché. Ok, ultima stanza, ragazzi, di questo. Oh, niente, nessun allenatore. World Cup, che non mi ricordo che mossa la traduzione in italiano di questa MT, non me la ricordo, la traduzione. Vediamo un po', qua ci sono allenatori. Ci saranno sicuramente gli allenatori, ma ecco appunto, vedete che ci sono un po' di allenatori. Un Bugcatcher è un giocoliere che. Cos'è quella roba lì? Cos'è quella roba lì? Un cascuna. È tremendo quel Pokémon. No, ma sconfiggilo? Oh mio Dio. Ok, casco un po' più cacuno ovviamente. E adesso l'Arvekans ci fa terremoto. Che ovviamente penso che manderà KO. No, non manda neanche KO. Ok, andiamo con la zuffa, ragazzi. La zuffa tattica. No, non c'è manco bisogno della zuffa tattica. Molto bene, mi fa piacere questa cosa. Sono molto felice di tutto ciò. Ok, adesso un'altra. La facciamo ancora qualcuna, ragazzi. Non le facciamo tutte. Ok, mamma mia. Pachislash e Tynub, agghiacciante Tynub. Ok, colpiamo lo stesso Pokémon io e Bill, perché anche lui ha fatto l'attacco su Tynub. E quindi a me toccherà colpire questo dannato Pachislash. Oh mio Dio, quindi andiamo con oltraggio. Io direi di andare con. Usa Shadow Ball, attenzione, addirittura. Double Edge. Allora, già Pachirisu è stronzo di suo, poi lo metti con Sandslash. Allora mi vuoi male, cavolo, mi vuoi proprio malissimo. Ok, abbiamo sconfitto questi due giornalisti paparazzi proprio. Ok, affrontiamo con i vecchietti, ragazzi, e poi andiamo sotto nella stanza con la password. Mamma mia, Piglax, che stupendo che è. Allora, andiamo con oltraggio su Bulbasaur che muore. Non può sopravvivere, ovviamente. Giga impatto, aia, giga impatto. Ok, oltraggio, forse muore, forse no, non muore, infatti. Deve ricaricarsi perché, ovviamente, giga impatto è una mossa che richiede poi il ricaricamento una volta fatta. Ok. Io prendo questo strumento, un nugget. Oh mio Dio, cos'era il nugget? Oh mio Dio, cos'era il nugget? Sapete che non mi ricordo la traduzione. Non mi ricordo cos'è il nugget. Non vuole dire una stupidaggine. Non è la bottino. Non è la bottino. È qualcos'altro. Non mi ricordo però.
Allora, ragazzi, andiamo in questa Looking for Rare Pokémon Fusion. Ok, sei venuto nel posto giusto. Ok, quindi in questa stanza in pratica contrabbandano fusioni Pokémon. Allora, la password che io ho già imparato perché sono andato in un sito e l'ho vista per portarmi avanti più che altro, sarebbe Wally, cioè lode a Lino, cioè una sorta di lode a Lino, il grande Lino mi dicono. Ok, dovrebbe essere questa la password, Wally, e infatti eccola qua. Entriamo e vediamo quello scienziato che aveva fatto esplodere il treno con Electrode. Tu ancora, chi ti ha dato la password? Ok, scusami per l'incidente del treno magnetico, ma non ho potuto fare altrimenti. Ok, sì, adesso ho lasciato il team plasma, sì, il team idol, il team magma, e ho intrapreso un nuovo lavoro. Hai qualche problema? Ok, prova a sconfiggermi. Ok, ragazzi, quindi sconfiggiamo il contrabbandiere di fusioni Pokémon. Cioè, oddio, Gitto. Gitto, mi stai prendendo in giro, Gitto. Ti faccio un Blaze Kick e ti mando a casa. Oh mio Dio, Ditto più Ghastly. È troppo bello, ragazzi. È una massa informe, in pratica. Ok, Flapper, che non muore sicuramente. Mirror Coat, meno male che ha fallito. Meno male che ha fallito. Usa pure Light Screen. Tanto noi andiamo di attacco fisico, quindi non importa. Ok, Slash. Mamma mia, ragazzi, sarà una sfida abbastanza difficile questa. Ok, meno male che Bill fa il suo lavoro una volta ogni tanto. Ma no, no, di nuovo questo Pokémon qua, no. Di nuovo questo Pokémon qua, no. Porygon Z. Allora, io andrei di zuffa su questo Pokémon qui. Intanto tu occupati di Porygon Z. Aia, aia, non toglie niente, ragazzi. Ha tolto pochissimo. Ha tolto veramente pochissimo, aia. Crabumper. E purtroppo ci saluta. Infennigan ci saluta, ragazzi. Ok. Visto che abbiamo allenato anche gli altri Pokémon, ragazzi. Il Blinks è veramente tanto potente, ve lo dico. C'è una difesa fisica abbastanza nulla, ma non importa. Non importa, l'importante è che Mangler va KO perché è veramente il più ostico che abbia mai incontrato su questo gioco. No, Thunder Punch, aia, aia. Ok, attacco fisico, niente, anzi attacco speciale non va. Non va, aia. Sono abbastanza potente su questo Porygon Z, mi dicono. Ok, livello 62 per Blinks, per fortuna c'è lui che ci cura. Ok, ha ancora vinto. Smetterò di vendere fusioni Pokémon. Il nostro leader, il nostro capo ha detto di non avere più a che fare con te. Ok, attenzione, i passeggeri sono arrivati a Vermilion City. Molto bene, ragazzi. Quindi siamo arrivati a Aranciopoli. Adesso penso proprio che dobbiamo portare Bill a casa sua. Quindi direi di passare qui sotto nella via sotterranea. Bill ci segue dappertutto. Cioè, ci segue dappertutto, Bill. È una cosa assurda. Ok, adesso l'obiettivo è portare Bill fino a casa sua. Quindi, allora, casa sua era, se vi ricordate, adesso non mi ricordo proprio bene come si chiama quel posto, comunque Miramare forse, no, no, Miramare forse si chiamava, nei giochi di terza generazione o comunque di seconda, non mi ricordo. Comunque, dobbiamo portare Bill a casa sua, visto che vi ricordate che il team Idol, il team Magma, l'avevano portata via con gli Zubat, e adesso è tornata alla casa di Bill. Ok, eccola qua. Sea Cottage, mi pare che si chiami appunto. E portiamolo dentro. Finalmente, casa dolce casa. Non so come ringraziarti. Thank you, grazie Rocket. Ok, ci dà il biglietto ticket. Tanto non ci andremo più in quella nave. Adesso tutto tornerà alla normalità. Le fusioni saranno soltanto un lontano ricordo. Dai al professor Oak i miei ringraziamenti. Ok, ragazzi. Allora, per questa parte direi che è tutto. Io vi invito a lasciare un bel mi piace per il ritorno di Pokémon Fusion Generation. Mancano due parti alla fine di questo Let's Play e poi comincerò una nuova serie su un fangame con una challenge. Quindi ragazzi, un bel mi piace, un'iscrizione, un commento e noi ci vediamo con un prossimo e il penultimo video di Pokémon Fusion Generation. Quindi ragazzi, bye bye!